Presidente, le chiedo quest'anno quanto sia lo scudetto che l'Europa League possono essere un reale obiettivo, visto che comunque siete partiti bene in entrambe le competizioni. Io parto da un presupposto che di essere convinto di aver allestito una squadra competitiva, di aver ricreato un clima di attenzione, di passione e di sentimenti autentici che sostengono la squadra. Poi per quello che riguarda i risultati ci auguriamo che la squadra continui con questo trend e che mantenga questo atteggiamento di umiltà, di forte determinazione, di spirito di gruppo per poter raggiungere i migliori risultati. Poi sai, nel calcio ci sono troppi fattori imponderabili che ne determinano i risultati, quindi bisogna attendere. Non per farla arrabbiare, ma Castellanos può diventare un nuovo mercato? Guardi, Castellanos non è un nuovo mercato, non l'ho messo in vendita. Quest'anno ho inteso rinnovare l'organizzazione della società a livello sia di giocatori, a livello di staff tecnico e a livello di organizzazione proprio più specifica. Ritengo di aver allestito un gruppo fortemente motivato, determinato, che lavora all'unisono per raggiungere i migliori obiettivi. Quindi Castellano è un giocatore che io ho preso lo scorso anno, l'ho detto che era un giocatore di grande qualità, oggi sta dimostrando di esprimere quelle qualità che io che avevo intravisto un anno fa. Come sarà, come accadrà per tutti i giocatori che abbiamo preso, adesso scenderà al campo, anche manca uno solo, Gigò, che è il difensore, vedrete che darà anche lui il suo contributo. Presidente, ce la spiega un po'? Comunque che ha dato un impatto subito in Italia incredibile, ma soprattutto è un giocatore che in questo momento, numeri alla mano, è uno dei migliori terzini sinistri della Serie A. Come è nata questa idea? Come l'avete preso? Soprattutto avete fatto un gran colpo a costi relativamente bassi. Ecco, innanzitutto io non vorrei legare gli acquisti soltanto al valore economico, perché le scelte che noi facciamo sui giocatori sono scelte basate sulla qualità tecnico-sportiva, ma anche morale e caratteriale. Quindi abbiamo individuato una serie di giocatori, noi abbiamo adesso allestito, la Lazio ha una sala scouting, dicono, all'avanguardia, che fa uno screening su tutti i giocatori giornalmente, in tutto il mondo, e sulla base di questo abbiamo valutato e ritenuto, c'erano alcuni profili, tra cui Tavares, e l'abbiamo ritenuto il migliore in quel ruolo. E altrettanto è stato accaduto per gli altri ruoli. Vedrete che anche gli altri giocatori dimostreranno tutto il loro valore, ci vuole un po' di tempo perché quando prendi dei giocatori che vivono in altri ambienti si devono adattare chiaramente alle nuove condizioni di vita, alla nuova organizzazione, ma io sono convinto per l'atteggiamento che hanno e per le potenziali che hanno, che sono state riconosciute di concerto per la scelta che abbiamo fatto con l'allenatore, con Baroni, come Baroni quando abbiamo scelto poi tutti mi hanno contestato. Ricordate, io faccio il presidente tifoso e non il tifoso presidente, quindi devo fare le cose che servono alla società e che ritengono sia utili per renderla il più competitiva possibile. E Tavares è la scelta è stata fatta proprio su quel presupposto. Presidente, Pedro finisce contratto, Pedro, lo spagnolo, finisce contratto questa fine stagione, sta dimostrando un valore stupendo le ultime partite, quindi non so se si vede che possa... Tenga presente che Pedro, così per sua, ho scelto io, d'accordo con la richiesta dell'allenatore, come ricorderete, di inserirlo nella lista UEFA a discapito di altri giocatori più giovani, perché ritenevamo che fosse un valore aggiunto dal punto di vista tecnico, ma soprattutto anche dal punto di vista della capacità di cementare, di unire le risorse all'interno dello spogliatoio. Io penso quindi che nel momento in cui lui farà una grande stagione, se vorrà mantenere e rimanere, poi questo sarà oggetto di, a fine campionato, di valutazioni congiunte con molta serenità e con molto rispetto reciproco da parte degli interessati, sia ossia la società e Pedro. Presidente, se non al campionato italiano per tornare competitivo e sostenibile finanziariamente? Allora, mancano quattro cose fondamentalmente. Prima di tutto manca una riforma radicale e sostanziale di quello che è la figura del calciatore. Cioè noi oggi abbiamo ancora una normativa dell'81, che è una norma ormai obsoleta, superata, che andava bene quando c'erano le associazioni sportive, non va bene oggi quando con società chiaramente a fine di lucro, società quotate che hanno delle necessità di un certo tipo, e che non è pensabile che un giocatore che percepisce 5 milioni al mese possa essere
inquadrato come un dipendente, perché oggi i calciatori sono dipendenti che hanno i diritti del dipendente e, come dire, i doveri del libero professionista. Quindi va rivisitata e ripensata un po' tutta la norma. Oltretutto immaginate che oggi i calciatori rappresentano proprio una società nella società, nel senso hanno un grande potere mediatico e con l'avvento dei siti, dei follower, di tutto, è diventato un grosso centro commerciale. Quindi bisogna ripensare un sistema che contempli le esigenze del calciatore, che ha a disposizione un palcoscenico che gli viene messo a disposizione, come dire, dalla società, gli dà la possibilità di poter dimostrare tutto il proprio valore, e lui stesso, che chiaramente è un attore, come tutti gli attori, hanno creare una norma che consenta economicamente di sgravare il costo indiretto. Pensate che un calciatore oggi, con la norma che c'è attualmente, se paradossalmente, e l'ho fatto capire anche ai diretti interessati, se si ammala viene trattato come un semplice dipendente. Immaginate che viene pagato dall'INPS, e l'INPS che paga? Il giornale del calciatore prende 5 milioni, salta l'INPS, no? Si immagina tutto il sistema sportivo. Quindi va rivisto chiaramente tutto il sistema alla luce di quelle che sono le nuove esigenze, e con un po' di buonsenso. Quindi la prima cosa sono le leggi sugli stadi, fare degli stadi che rappresentino appunto questo palcoscenico che viene utilizzato quotidianamente, aperto H24, che serve anche per educare i giovani alla riscoperta della cultura della legalità, al rispetto delle regole, perché quando uno va a casa propria non è che la devasta, se va in una casa che viene considerata non sua è chiaro che la utilizza in modo improprio. Noi dobbiamo ricreare le condizioni che sono le condizioni, i valori chiaramente fondanti del viver civile, che sono alla base del calcio, ossia dello sport, perché lo ricordo sempre, al tempo dell'antica Grecia le Olimpiadi rappresentavano il punto più alto e si fermavano addirittura le guerre, proprio perché rappresentavano chiaramente, al di là di tutto, superavano qualsiasi interesse di carattere materiale, politico, perché alla base c'era il rispetto dell'essere umano, del proprio valore, del proprio merito, del proprio gruppo. E noi dobbiamo riportare questo, riportare chiaramente, educando, io dissi appunto quando entrai in questo sistema, che il calcio doveva essere didascalico e moralizzatore, doveva insegnare, doveva moralizzare. Perché? Perché proprio perché coinvolge moltitudini di persone ed ha un potere mediatico che non ha nessun'altra attività, questo può essere un veicolo importante per cambiare e portare all'attenzione dell'opinione pubblica quelli che sono i problemi reali della vita quotidiana. In 30 secondi le chiedo cosa farete per lo stadio Flaminio, ne parlava anche poco fa. Noi stiamo attivandoci per poter ripristinare lo stadio Flaminio, che non dipende sicuramente da noi. Noi faremo una proposta che contemplerà quelle che sono le esigenze normative, mi riferisco alla tutela dell'aspetto architettonico, perché non a casa insieme addirittura al direttore del creare l'ampliamento del stadio Flaminio alla luce di quella che era l'architettura di Nervi, quindi salvaguardando quella che era l'architettura iniziale. Io penso che ci siano tutte le condizioni per fare un grandissimo lavoro e tutelare e coniugare quello che è l'aspetto architettonico con la funzionalità, alla luce delle nuove esigenze che oggi emergono, perché e soprattutto poter consentire a tutti di poter tifare con passione e la propria squadra del cuore. Grazie. Grazie per il cuore, grazie, lasciamo andare al Presidente.